Io personalmente io c'ero a Frosinone, ho visto cos'è successo, ci hanno attaccati perché noi siamo usciti dallo stadio tranquillamente, ce ne stavamo andando a casa. Allora, già prima di arrivare avevano aggredito un gruppo di tifosi in una macchina, c'erano dei bambini, è la prima volta, non è successo niente. Poi siamo usciti dallo stadio di nuovo, siamo arrivati sull'autostrada sempre tranquillamente, i tifosi del Bari non hanno fatto niente, siamo arrivati sull'autostrada, appena siamo entrati in autostrada, nonostante tutto quello che hanno fatto non abbiamo reagito, cioè siamo arrivati in autostrada e ci hanno anche aggredito dalla strada complanare. Dico da cittadino barese che non è giusto aggredire, fare casino, sono d'accordo sul DASPO se è giustificato nella maniera più assoluta, ma non giustifico il fatto del provvedimento di gruppo, perché sui pullman c'era gente per bene, come è stato già evidenziato da tante persone, da tante enti televisivi. Non sono d'accordo su questo, perché tu non puoi squalificare 100 persone, 200 persone, 50 persone solo perché facevano parte di un pullman. Su questo non sono d'accordo. Per quanto riguarda il provvedimento sportivo per la gente che ha aggredito, allora posso essere d'accordo. Del resto non sono d'accordo.